Buonasera, benvenuti, ben ritrovati e buon giovedì sera assieme a noi qui a The Politicom, la trasmissione che è appena iniziata e che vi consente di essere assieme a noi protagonisti dell'argomento di cui andremo a dibattere questa sera. È una trasmissione come diverse altre che specialmente nell'ultimo anno e tanticchia abbiamo mandato in onda, cioè l'ASP risponde, ho infatti in studio tre eminenti rappresentanti della sanità provinciale trapanese per cercare di capire come siamo combinati con questa situazione pandemica. La mia sensazione da incompetente è che anche grazie ai vaccini ne stiamo lentamente uscendo e stiamo iniziando a vedere un poco la linea del traguardo della salvezza. Non ne siamo ancora del tutto fuori, purtroppo si continua a morire, ci si continua a contagiare, basta essere un po' disattenti o un po' menefreghisti o faciloni che l'agguato appunto di questo SARS-CoV-2 è lì dietro l'angolo pronto ad impossessarsi di noi e della nostra vita. Perché anche quelli che si salvano, purtroppo in questi mesi un po' troppo spesso ho avuto modo di parlare con persone che ne sono uscite, che lo hanno preso il Covid-19, magari un po' più forte rispetto a tanti altri asintomatici, e parliamo anche di politici nazionali che frequentano questi studi, e risentono delle conseguenze di questo attacco ai polmoni e non solo. È una situazione ancora complessa, che però appunto probabilmente e soprattutto grazie alla campagna di vaccinazione che in tutta Italia viene incrementata di ora in ora, possiamo dirci lì lì per vedere un primo traguardo, quello di sentirci un po' più sicuri. Probabilmente spiegheranno i tre ospiti in studio che ancora per un po' di anni dovremo imparare a conviverci con questo rischio. Ma in un certo senso potrebbe diventare un rischio meno concreto rispetto a quello a cui ancora siamo sottoposti. Chi sono gli ospiti in studio? Vi vado subito a presentare. Inizio dal più vicino a me in questo caso, il dottore Gaspare Canzoneri, che è il Buonasera. responsabile per la campagna di vaccinazione per la provincia di Trapani, ma è anche il responsabile, il direttore dell'unità operativa sanità pubblica, epidemiologia, medicina preventiva. Grazie, dottore Canzoneri, e ben Buonasera a ritrovato. tutti, grazie. Come sta? Bene, benissimo, sì, tutto ok. Ho detto corbellerie nell'introduzione? No, no, credo invece che ha dato il quadro della situazione che attualmente stiamo vivendo. Perfetto. Dobbiamo imparare a convivere con una malattia, così come abbiamo imparato anche nel passato a convivere con tante altre malattie infettive e siamo riusciti a dominarle, così come riusciremo a dominare anche questa. E questo già è positivo. Al centro invece inquadrato il dottore Pietro Colletti, che è il direttore dell'unità operativa complessa di malattie infettive dell'ospedale Paolo Borsellino di Marsala. Ben ritrovato Buonasera. anche al dottore Colletti. Come va? Domanda canonica, sembra scontata, ma non lo è. Come va? Potrei dire che comincia ad andare meglio perché cominciamo ad avere le armi. Cominciamo ad avere le armi. E Abbiamo. non sono spuntate, E nel non senso sono che non sono belle spuntate. appuntite, anzi, no? Le armi sono quelle che tutti conosciamo, che sono il distanziamento sociale, che ancora qualcuno non è convinto, e quella è una cosa che dovremmo invece ribadire sempre di più. I vaccini, come succede per tante altre malattie infettive. E per molte altre malattie infettive i vaccini non sono stati trovati, mentre per questo è stato trovato rapidissimamente e poi finalmente abbiamo dei farmaci. Grazie a queste cose messe insieme impareremo a convivere con questa infezione, con questa malattia, troveremo delle modalità diverse, di lavorare, delle modalità Anche più diverse. immediate, probabilmente, Sì. modalità di intervento un po' più. Beh, uno di Esatto. questi aspetti sarà probabilmente l'argomento principe sul quale ci soffermeremo questa sera, che per fortuna è lì abbiamo appunto la fortuna di avere l'ospedale di Marsala, che è stato scelto come ospedale dove si può applicare la terapia
con i monoclonali, detti così, no? Poi spieghiamo cosa. Poi spieghiamo di poi spieghiamo perché di che questo si è già un passo avanti, ci fa stare un po' più sereni, giusto? Questo è un passo avanti, ci fa stare un po' più sereni, bisogna sensibilizzare chi di dovere, gli addetti ai lavori, i medici sul territorio, perché conoscano questa situazione, individuino rapidamente i pazienti e ce li mandano e possiamo trattarli e poi spieghiamo come abbiamo organizzato questa procedura aziendale che perfetto funziona in modo egregio. Beh, parlando appunto di contagi e dell'ospedale Paolo Borsellino di Marsala, lo sapete, il Covid Hospital, insieme a quello di Mazara del Vallo, la Bele Aiello, però certamente l'ospedale di Marsala è stato in questo anno il vero punto di riferimento, insomma, per il SARS-CoV-2. Un reparto, quello di anestesia, chiamiamolo così, di rianimazione, dove purtroppo la tristezza si è impadronita certamente di quanti professionalmente si sono dedicati con abnegazione appunto alla salvezza, a salvataggio insomma delle tantissime vite che si sono ritrovate fra le mani. Purtroppo ancora oggi si continua a morire, però forse, non mi smentisce per quanto sto per dire il dottore Cacciavuoti, la situazione è nettamente migliorata rispetto non solo all'anno scorso, ma anche rispetto a 2-3 mesi fa. Il direttore dell'unità operativa complessa di rianimazione dell'ospedale Paolo Borsellino di Marsala, il dottore Antonio Cacciavuoti. Buonasera. Sì, sì, sicuramente la situazione è migliorata. Oggi abbiamo a Marsala 40 pazienti ricoverati, solo 4 sono in terapia intensiva. Rispetto a, in particolare mi riferisco diciamo alla cosiddetta seconda ondata, rispetto ai mesi di gennaio, febbraio, marzo siamo sicuramente in condizioni migliori con numeri più bassi. È presumibile che questi numeri si abbasseranno ulteriormente. Questo ovviamente, come è già stato detto dal dottore Colletti, è sicuramente legato alla campagna vaccinale che sta funzionando egregiamente e infatti noi vediamo meno persone ricoverate della fascia d'età che è già stata diciamo vaccinata. Però ovviamente bisogna continuare a seguire le regole del distanziamento sociale, dobbiamo continuare ad usare le mascherine, in particolare quando ci troviamo in luoghi chiusi e affollati, dobbiamo continuare a seguire le regole e questo sicuramente dovremo continuare a fare per molto tempo. E dobbiamo cominciare anche a pensare ad una nuova organizzazione della sanità nella provincia di Trapani, ma in genere in Italia, perché è evidente che la fase di emergenza è finita e dobbiamo pensare ad una gestione medio-lunga di questa situazione che tenga conto anche di tutte le altre patologie che continuano ad esserci e che hanno necessità di essere curate e seguite e che in questi anno e mezzo di pandemia invece sono state un po' trascurate. E poi per un argomento che introduco è proprio quello del cosiddetto long covid o post covid, cioè di tutti questi pazienti che poi escono dalla terapia intensiva o dalle subintensive e dalle degenze ordinarie e hanno poi delle sequele che hanno necessità di essere seguiti anche dopo, che hanno necessità di una fase riabilitativa importante per la quale l'ASP si sta attrezzando e stiamo anche facendo una formazione sull'argomento importante. Proprio lunedì parte un corso di formazione sulla riabilitazione dedicato agli operatori sanitari dell'ASP e anche insomma esterni sulla riabilitazione successiva al Covid che dura anche molti mesi, un corso di formazione insomma, che è stato organizzato dal dottore Tumbiolo che lavora a Mazara
nel quale, insomma, appunto, cominciamo a porre le basi anche di questa nuova attività che a mano che i malati di Covid aumentano e a mano che aumentano i guariti, ovviamente aumenta la necessità, certo, per questi pazienti di essere seguiti anche dopo per recuperare una vita normale. Una delle domande che le farò tra pochissimo è se è necessario, insomma, studiare anche, diciamo, un sostegno psicologico per gli stessi operatori, insomma, gli infermieri, i medici, no, che da un anno, specialmente lì a Marsala, appunto, stanno sobbarcandosi tutto ciò. Ma gliela faccio tra un pochino, perché prima, come al solito, vi spiego, ormai lo sapete tutti come funziona la trasmissione, ma per chi, quei pochi che ancora non lo sapessero, ecco qua, ci seguite qui in diretta dai due canali del digitale terrestre di Telesud, il canale 118, ma soprattutto iniziate a farlo a prescindere da The Politicum, seguite Telesud sul canale 518 del digitale terrestre, perché intanto siamo in full HD e poi perché dall'anno prossimo, ma già a partire da settembre se non ricordo male, inizia in tutta Italia l'ennesima rivoluzione del sistema televisivo nazionale, quindi la gran parte, poco a poco nel tempo, la gran parte dei televisori, seppur digitali ma vecchia maniera, che non contemplano il full HD, diventeranno purtroppo obsoleti ed inutili. Quindi non solo su 518 ci vedete, ci ascoltate meglio ed è tutto più fluido, ma tra poco ci vedrete soltanto in full HD, quindi iniziate ad abituarvi a questa nuova ennesima rivoluzione del sistema televisivo nazionale. Poi, per interagire con noi, ci sono due pagine specifiche: la pagina Facebook di Telesud, trovate ovviamente su Facebook digitando Telesud, e poi quella dedicata proprio alla trasmissione, sempre su Facebook, che trovate digitando depoliti.com su Facebook, e lì sia su Telesud che su Depoliticom potete iniziare a interagire con noi. Ho visto che già i primi commenti sono arrivati, mi rendo conto che stasera, al di là della terapia monoclonale, tecnicamente poi ce la spiegherà meglio, come anche la devo chiamare, il dottore Colletti, mi rendo conto che stasera parleremo ancora e abbondantemente di vaccini, a maggior ragione visto che da un'oretta circa è scattata la possibilità per i cinquantenni di potersi prenotare per usufruire appunto del vaccino. Tra questi ci sono pure io e non vedo l'ora di, per amici della trasmissione, di andare nella piattaforma online e prenotare il mio vaccino che aspettavo da tempo. Ma devo avere paura? Ma mi tocca AstraZeneca, faccio io una delle domande che sicuramente arriverà. La devo avere paura? Io non ne ho paura. Oh, se poi deve succedere, siamo qua, come so dire. Dico, ma affronto la questione tranquillamente, non vedevo l'ora di farmi il vaccino. Ah, la faccio in Sicilia la domanda, ma masca andare? Assolutamente no. Sono quattro vaccini diversi tra di loro, due e due, con tecnologie diverse, per i quali si è dimostrata l'efficacia e per i quali si è dimostrata una grandissima sicurezza. Le paure sono state innescate forse anche da una informazione un po' superficiale. Tutti i farmaci possono dare problemi. Se leggessimo le cartuzze dei farmaci, come spesso alcuni fanno, praticamente nessuno prenderebbe nulla. Come tutti i vaccini, la semplice, tra virgolette, aspirina può causare, sì, appunto. Ma io parlo dei vaccini. Io penso che nessuno di noi si sognerebbe di non vaccinare i propri figli o i propri nipoti contro il morbillo, l'epatite B, la poliomielite, la difterite. Ma sono malattie scomparse, la poliomielite, cioè oggi non vediamo più persone che hanno il difetto legato alla poliomielite, se non quelli che se la sono presi 30 anni fa, quando ancora la vaccinazione non era diffusissima e non copriva del tutto. E quindi, ma anche quei vaccini possono dare degli eventi avversi. Ma una cosa è ipotizzare che un vaccino contro il morbillo, in un caso su 1 milione, che poi neanche è stato dimostrato, possa dare un'encefalite, una cosa è pensare che il morbillo, in un caso su 100.000, possa dare una encefalite.
Una cosa è pensare che 2-3 casi di trombosi fatale su milioni di vaccinati con AstraZeneca, probabilmente correlati al vaccino, si sono verificati, e una cosa è dire che invece fino all'altro ieri in Italia c'erano 530 morti al giorno per il virus SARS-CoV. Quindi sul piatto della bilancia abbiamo un farmaco vaccino che funziona, sicuro, e che io consiglio di fare, che farei anche ai miei cari, su questo non c'è dubbio. Non c'è se dubbio. Mi dovessi rivaccinare farei tranquillamente AstraZeneca o Johnson senza alcun problema. È chiaro che se ho delle patologie, ma non è che mi vaccina un autista, mi vaccina un medico. Quindi il medico sa che se il mio certificato anamnestico, qua poi interviene il collega, mostra che io ho avuto un problema di trombosi precedente, E se uno non lo sa che è soggetto a queste patologie? Non c'è alcun rischio, assolutamente. Ci sono dei soggetti predisposti. Però la domanda, diciamo, è stata fatta e rifatta, trita e ritrita, ma noi non ce la siamo ancora fatta, non avete risposto voi. Obiettivamente, su AstraZeneca, è stato detto tutto il contrario di tutto, al di là delle questioni legate alle poche, per fortuna, trombosi letali. Però prima è stato dato un limite, facciamolo solo a chi ha dai 65 in su, poi scendiamo. Adesso allarghiamo a 50 anni per tutti. Come funziona? È perché sono rimaste fin troppe dosi inutilizzate, che stiamo allargando, abbassando la fascia d'età? O come mai c'è questo repentino cambiamento, questa decisione che è cambiata? Prima una fascia d'età, poi l'abbassiamo. Dottore Canzoni. Ma io credo che come sempre la medicina si debba basare essenzialmente sull'evidenza e sulle certezze. E le certezze che abbiamo vengono dagli studi sul vaccino per il Covid, meglio sui vaccini per il Covid. E ci dicono che per tutti i vaccini l'unica certezza che abbiamo è che possono essere somministrate sia il Pfizer, sia l'AstraZeneca e sia il Moderna a partire dai 18 anni di età. Anzi, mi correggo, il Pfizer e l'AstraZeneca a partire dai 18, il Moderna e l'AstraZeneca a partire dai 18 anni di età. Il Pfizer a partire anche dai 16 anni di età. Dico, già il fatto che gli studi sono stati effettuati su una popolazione a partire dai 18 anni e che quindi le indicazioni sono quelle, è la dimostrazione che se non ci fossero diversi vaccini in uso in Italia e avremmo invece un solo vaccino, sicuramente lo dovremmo utilizzare o utilizzeremmo quello senza alcun problema. Invece, come in tutte le società avanzate, abbiamo a disposizione altri vaccini e quindi ci siamo complicati la vita. Diciamo che la verità è questa. Ci siamo complicati la vita e quindi... Sembra strano da dire, ma sono d'accordo, nel senso, no, non è se non lo dico, però ha ragione, sembra strano da dire, ma ci siamo complicati la vita per la troppa scelta, probabilmente più assortimento. O no? E infatti, io quando vedo la gente che rifiuta un vaccino oppure che preferirebbe avere la possibilità di scelta, subito il mio pensiero va ai paesi in via di sviluppo, dove invece veramente quei vaccini sarebbe auspicabile utilizzarli in maniera massiva e soprattutto sarebbero veramente un forte auspicio poterli avere per tutta la popolazione mondiale. E allora diciamoci la verità, sotto questo punto di vista bisogna incoraggiare l'utilizzazione di un vaccino che oltre a essere efficace e sicuro, come diceva il mio collega, è anche un vaccino economico e quindi secondo me dovrebbe essere preso in considerazione l'idea che tutti gli stati, tutte le nazioni dovrebbero finalizzare delle risorse per allargare la vaccinazione
a tutti i paesi, anche dicevo quelli in via di sviluppo, perché solo così si può andare verso l'eliminazione della malattia. Vabbè, a proposito della variazione dell'età, che si è creata confusione per il fatto che forse si chiede ai clinici, agli scienziati, ai virologi, come dire, di prevedere il futuro. Come giustamente diceva il collega, la medicina che facciamo oggi, grazie alle nostre conoscenze... Il filo solo passa davanti alla scarpa, abbiamo risolto il problema. Okay. È la medicina basata sulle evidenze. Quindi nel momento in cui abbiamo cominciato a usare i vaccini, ci siamo fidati di ciò che ci dicevano gli studi su tante persone vaccinate, migliaia di persone vaccinate. Cosa è successo? Che il vaccino AstraZeneca era stato studiato per una fascia di popolazione fino a 50 anni, ma non per una scelta, quello era il gruppo di studio. Quindi nel momento in cui il vaccino è stato autorizzato dall'FDA americano, quindi dall'EMA e quindi dall'AIFA, è chiaro che andava autorizzato entro i 50 anni, ok? Poi si è visto sul campo, perché l'Inghilterra, che sta vaccinando praticamente tutti, ha utilizzato soltanto quel vaccino e ha ottenuto, addirittura con una singola dose, perché loro cominciarono a fare soltanto la prima dose, giusto? Sì. Una copertura di massa, una riduzione del numero dei ricoveri, una riduzione delle infezioni, una riduzione dei decessi, indipendentemente dalla fascia di età. Quindi il vaccino si poteva applicare, posizionare anche negli ultracinquantenni. Quindi la prima questione sull'età, su AstraZeneca, è stata legata all'evidenza che lo studio ti diceva entro i 50 anni. Poi lo studio è stato esteso, ha compreso anche le altre fasce di età e quindi è un vaccino utilizzabile su tutte le fasce di età. Ok, perfetto. Dottore Cacciapoti, io qua vedo... Il nostro telespettatore, dato un amico, conosco anche diciamo, discretamente bene, Luca Sciacchitano, ci manda questo link con i dati statistici ufficiali, cioè l'epicentro dell'Istituto Superiore per la Sanità. L'ho aperto prima, insomma, velocemente, ho dato una scossa. Le caratteristiche demografiche dei deceduti, l'età media dei pazienti, lo leggiamo qua sotto, deceduti e positivi a SARS-CoV-2 è di 81 anni. Sì. Le donne morte sono a 51.730, il 43,6% del totale. A Marsala com'è andata? Questi sono dati un po' vecchi, si riferiscono praticamente al 2020. A Marsala com'è andata? È andata come nel resto d'Italia. Beh, anzi, diciamo che rispetto ad altri centri posso dire che è andata anche un po' meglio. La mortalità comunque legata diciamo, alle fasi gravi della malattia da SARS-CoV-2 è molto alta. Rispetto diciamo, alla terapia intensiva non Covid, ovviamente. La mortalità insomma, si aggira tra il 40 e il 50%, che è molto alta. Dei pazienti ricoverati in terapia intensiva? Dei pazienti, io mi riferisco solo ai pazienti ricoverati in terapia intensiva. Non lo dicevo per il pubblico. No, giusto, giusto. Ovviamente la mortalità complessiva, cioè quindi quella che riguarda anche i pazienti ricoverati in degenza ordinaria o in subintensiva, ovviamente è molto più bassa. Quindi la mortalità complessiva è più bassa. La mortalità dei pazienti in terapia intensiva, ma l'ho precisato, cioè dei pazienti con una forma grave di malattia collegata al Covid è alta. I pazienti che arrivano in terapia intensiva, che arrivavano in terapia intensiva, erano di quella fascia d'età, erano pazienti che avevano tutti una importanti comorbilità e quindi morivano molto di più rispetto ai pazienti ricoverati in degenza ordinaria e in subintensiva. Oggi diciamo che la fascia d'età si è abbassata, in terapia intensiva arrivano meno pazienti, comunque sono pazienti con una fascia d'età più bassa ma che hanno comunque delle comorbilità, il diabete, l'ipertensione, le cardiopatie ischemiche, eccetera, quindi sono pazienti complicati, sono degenze molto lunghe.
e molto impegnative sia per i pazienti che... Ma è vero che stanno arrivando i quarantenni pure? Assolutamente sì, ma non in terapia intensiva. In terapia intensiva per fortuna no. In questo momento in terapia intensiva diciamo che la fascia d'età va, è intorno ai 60 anni e ci sta perché ovviamente tutti gli ultra... settantenni sono praticamente tutti vaccinati ormai, quindi... O si sono presi la malattia. Oppure hanno preso già la malattia, no. Quindi diciamo che quella fascia d'età per il momento no, è meno rappresentata in ospedale. In terapia intensiva abbiamo i sessantenni, i sessantacinquenni, con obesi, ipertesi, diabetici, anche persone diciamo che in piena attività che poi prendono il virus, si fanno tutta la trafila del ricovero in ospedale, degenza ordinaria, subintensiva, poi arrivano da noi. In questo momento i pazienti che abbiamo ricoverato in terapia intensiva, uno solo è intubato, gli altri insomma fanno ventilazioni non invasive. Insomma, la situazione da questo punto di vista, ripeto, è in leggero miglioramento. Un miglioramento con un trend di miglioramento che però sembra stabilizzarsi nel tempo. In tutto questo però, per esempio, all'ospedale di Marsala, mi risulta, lei mi smentisce se non è così, che è dall'anno scorso ad oggi, diciamo, ad operare sui pazienti affetti da SARS-CoV-2 sono stati sempre gli stessi operatori, non c'è mai stato un turnover da un anno e passa che la gente che è lì viene massacrata e non può manco prendersi due giorni di riposo, per dire. No, questo allora quando ci sono i turni, no, invece ci sono i turni, quindi se fanno la notte poi possono stare. Dico, però io, sono sempre gli stessi, non c'è un turnover. Allora, quando invece, per esempio, dal resto della provincia potrebbero arrivare altri anestesisti, altri medici. Dottore Cacciavuoti. Rispondo. Certo. Allora, innanzitutto voglio premettere che io sono il direttore dell'unità operativa complessa di anestesia e rianimazione dell'ospedale di Trapani. Ok. E questo ci tengo a dirlo perché i miei colleghi di Trapani ovviamente devono essere rappresentati qua da me, che sono il loro direttore. Io dirigo la rianimazione di Marsala dal mese di dicembre con un interim, quindi ho i due primariati. Io mi sono fatto tutto il Covid, io, senza mai avere nessun turnover, nel senso che ho fatto la prima ondata a Trapani perché eravamo Covid fino al mese di maggio del 2020, poi praticamente ho ripreso la situazione con Marsala a novembre, fine novembre, metà novembre del 2020, fino ad oggi. Quindi diciamo che ho visto tutti i pazienti Covid che sono arrivati in terapia intensiva nella provincia di Trapani. Obiettivamente quello che dicevo prima, che non possiamo più pensare di gestire questa situazione con un approccio emergenziale, riguarda anche questo argomento, nel senso che non possiamo più pensare che sia un'emergenza per cui la affrontiamo in questo modo, dobbiamo pensando che a breve, perché le emergenze per definizione durano poco tempo, quindi non possiamo più affrontarla così perché ci rendiamo sempre di più conto, e ne parlavamo prima fuori in attesa della trasmissione col dottore Colletti, che dobbiamo pensare ad un'organizzazione invece stabile, non più emergenziale, che tenga conto del fatto che dobbiamo convivere con questa malattia. E questo è vero anche nell'organizzazione ospedaliera. Ovviamente il turnover del personale, eccetera, non rientra solo nelle mie, o comunque io non posso da solo disporre, certo, questa cosa. Però è una cosa che io ho già proposto, di cui ho già parlato, e che sicuramente dobbiamo prendere in considerazione. Lavorare per tanto tempo
all'interno di aree diciamo chiuse. Cioè il rischio burnout. Il rischio burnout di aree chiuse in cui si deve lavorare per ore e ore con i dispositivi di protezione individuale addosso, nelle quali si ha un contatto costante con la morte e con la sofferenza delle persone. Ecco perché prima le chiedevo all'inizio della trasmissione un supporto psicologico. Assolutamente, è altamente diciamo, stressante e logorante anche per il personale sanitario che normalmente è preposto a fare questo. Però di fronte a questa pandemia il personale sanitario ha sofferto tantissimo e si deve pensare quindi sicuramente ad una rimodulazione di tutta l'organizzazione. L'azienda ci sta pensando, la direzione strategica questa situazione l'ha presa in esame e sta valutando ovviamente varie possibilità. Quello che va compreso in provincia è che ovviamente noi abbiamo bisogno di reparti dedicati ai pazienti Covid, quindi la rimodulazione deve interessare tutti gli ospedali della provincia, perché non è possibile altrimenti pensare a turnover o altre organizzazioni. Quindi si deve uscire un po' dall'ottica, diciamo, del campanilismo di avere tutto tutti e di frammentare, di avere, certo. appunto, si deve uscire, e in un'ottica, diciamo, complessiva sicuramente è possibile pensare a soluzioni alternative che con la direzione strategica saranno discusse e valutate. Va bene, faccio fare un paio di domande ai nostri telespettatori. Domenico Marigliano, una domanda: per chi ha avuto ischemie agli arti inferiori con stent ed è cardiopatico, può avere ripercussioni vaccinandosi? Quale vaccino deve fare per avere meno problemi, no, dottore Canzoneri? Deve farlo di corsa. Deve farlo di corsa, dice il dottore Cacciapoti. Marigliano, sì, deve farlo di corsa. Perché questi sono i pazienti che, se si ammalano, hanno una probabilità di morire altissima. Quindi deve fare il vaccino che gli verrà offerto e lo deve fare il prima possibile. Non ci sono limitazioni alla possibilità di vaccinarsi, se non quelle legate ad allergie vere ai componenti del vaccino. Oppure, e allora, perfino chi ha avuto problemi di shock anafilattico per precedente esperienze terapeutiche a seguito di assunzione di farmaci, anche questi soggetti devono sottoporsi a vaccinazione. È giusto che vengano sottoposti a vaccinazione con cautela. Però il fatto che ci siano delle patologie, come dicevano i colleghi e come mai è abbondantemente risaputo, è anzi una di quelle condizioni per cui la vaccinazione va fatta con la massima urgenza. Altra domanda, Vituccia Palumbo. Buonasera, eccola qua, la leggiamo. Una domanda riguardo al vaccino. Essendo una docente, mi è stato somministrato l'AstraZeneca il 26 febbraio, proprio il lotto che è stato ritirato. Vengo dunque. Sono un soggetto allergico e asmatico, ma comunque mi è stato somministrato il suddetto vaccino. Non ho avuto nessun sintomo, ma dopo aver fatto il serologico per ben due volte, a distanza prima di un mese e poi dopo due, non ho sviluppato anticorpi, valore zero. Ora vorrei capire se devo fare la seconda dose, che sarà tra qualche settimana, oppure dovrò fare un altro vaccino. Cosa può significare il fatto di non avere sviluppato anticorpi? Allora, andiamo a questa storia degli anticorpi. Andiamo a questa storia. È invalsa l'uso di andarsi a dosare gli anticorpi dopo la vaccinazione, qualcuno se lo fa pure prima. Non c'è nulla di più sbagliato. Perché? La avvenuta immunizzazione, quindi l'essere protetto, non può essere dimostrata soltanto con un valore che chiamiamo di titolo anticorpale. Il nostro organismo reagisce agli agenti infettivi in due modi, con quella che si chiama immunità umorale e si dosa con gli anticorpi, e con quella che si chiama immunità cellulare, che non si dosa con gli anticorpi.
Quindi, intanto esistono in commercio numerosi test anticorpali e non tutti vanno a dosare gli anticorpi bloccanti contro il SARS-CoV, quindi un test non vale l'altro. Okay. Ma anche se uno facesse il migliore dei test, cioè quello contro la proteina spike o cosiddetta contro l'RBD, eccetera, e avesse un titolo elevato o basso, questo non correla con certezza con una elevata immunizzazione o con una bassa immunizzazione. Pertanto, non avendo altro strumento ad oggi utilizzabile, se non per motivi di ricerca, nella pratica quotidiana rispetto all'evidenza epidemiologica che i vaccinati non si ammalano più, prova ne sia il fatto che in Israele non si ammala e non muore più nessuno, prova ne sia il fatto che l'operazione di vaccino che ha fatto l'Inghilterra ha ridotto i contagi e vaccino e lockdown hanno permesso oggi di riprendere una vita normale. Prova ne sia il fatto da noi che non muore più nessun medico, non muore più nessun infermiere, non muore più nessun operatore sanitario perché ci siamo vaccinati dal 29 dicembre in poi. Siamo protetti. Questo spero di non essere smentito e che domani non mi prenda il Covid a noi, ed è assolutamente indipendente dal titolo anticorpale. Sempre per confortare la signora, a noi personale sanitario ci è stato chiesto di fare il prelievo per il dosaggio degli anticorpi post-vaccinali. E io ho accettato di farlo perché mi sembrava giusto, stavano facendo uno studio diciamo post-vaccinale, quindi ho partecipato. Ma ho fin dall'inizio detto che era una valutazione assolutamente inutile, perché tanto è vero che è successo che poi l'abbiamo fatto la seconda volta e siamo tutti in calo. E questo è vero con tutti i vaccini del titolo anticorpale, questo è vero con tutti i vaccini. Quello che conta è la memoria del sistema immunitario e il sistema immunitario che deve, se noi andassimo a valutare il titolo anticorpale, che ne so, del vaccino antivirus B dell'epatite virale che viene fatto quando siamo neonati, ovviamente noi troveremmo zero, ma questo non significa che non siamo protetti dal virus dell'epatite B, perché quello che non è che ci sono sempre tutti gli anticorpi in circolo, quello che il sistema immunitario acquisisce è una memoria, per cui lo riconosce e sa come contrastarlo. In pratica prepara il nostro organismo a produrre immediatamente le difese e quindi a produrre immediatamente anticorpi che anche se non sono presenti, però si producono immediatamente al contatto col virus. Quindi diciamo che il compito fondamentale del vaccino è questo, preparare anche l'organismo all'aggressione del virus, detto in maniera molto semplice. Siete stati chiarissimi, assolutamente. Quindi quando si incontra il virus è come se si stesse facendo una terza dose. Riparte il sistema immunitario. Si aprono i cassetti, ci mi serve e li prendiamo. Bel per farci capire tutti. Abbiamo, mi dice Nicola Vassallo dalla regia, gli amici che bussano? Abbiamo gli amici che bussano. Allora, mentre voi li fate entrare, introduco l'argomento con cui ripartiamo nella seconda parte, prima dei monoclonali. Dalle 20 di questa sera in Sicilia è possibile appunto prenotare per il vaccino anche dall'anno 1962 fino al 1971, quindi i cinquantenni, anche se non li hanno ancora compiuti questi 50 anni, ma sono nati appunto nel
71, dalle 8 di questa sera possiamo, ci sono pure io tra questi, prenotarci il nostro vaccino. Da quello che ho capito prima della trasmissione, quelli che alle 8, 8 e 5, 8 e un quarto stasera hanno prenotato, già il giorno 13 vanno a fare il vaccino, è vero? Ma abbiamo un boom, c'è stato allora. Ha perfettamente ragione. A dire il vero, c'è un tipo di offerta ancora più allettante, perché al di là del fatto che è possibile prenotarsi, la Regione contestualmente concede, ha aperto, il cosiddetto porte aperte, cioè la possibilità a coloro che rientrano sempre in quel target di età e che siano in possesso, più che in possesso, che abbiano una comorbilità, cioè una patologia per la quale è consigliabile difendersi subito, possono anche recarsi senza prenotazione nei centri vaccinali e sottoporsi a vaccinazione. Già arriva la conferma, evidentemente la signora Spada, insomma, è tra quelli che hanno già prenotato questa sera. Facciamola vedere, regia, eccola qua. Buonasera, sì, prenotazione veloce. Parliamo tra pochissimo anche di questo, ma soprattutto facciamo spiegare ai tre, in particolare al dottore Colletti, come ci si sta salvando grazie alla terapia monoclonale. Ho degli amici da far entrare e ve li presento. Eccoci qua, ritorniamo in diretta, questa è la seconda parte di The Politicum, la trasmissione stasera si sta concentrando sugli ultimi risvolti della pandemia, delle cure avverso la situazione pandemica in Italia certamente. In particolare abbiamo finito, prima di lanciare la pubblicità, parlando della campagna vaccinale per i cinquantenni fino ai 59 anni, quindi dai 60 in su già era previsto. Vediamo se c'è qualcosa da aggiungere da parte del dottore Canzoneri. C'è qualcosa da aggiungere su questa No. Un sacco di persone stanno prenotando. Direi che in più risponde bene la provincia di Trapani. Direi che in più l'offerta della provincia di Trapani si sta qualificando per avere instaurato un sistema innovativo di vaccinazione, che è quello in drive, e cioè abbiamo già da venerdì della scorsa settimana programmato e realizzato la vaccinazione in auto delle persone più anziane, e che però sono tali da poter mettersi in macchina per raggiungere il punto vaccinale che abbiamo realizzato all'interno della Cittadella della Salute, dove i soggetti possono vaccinarsi senza bisogno di scendere dalla macchina. Questa è una strategia che abbiamo deciso di mettere in atto, perché come giustamente c'è un'evidenza, ed è la lentezza, tra virgolette, con il quale procedono le vaccinazioni domiciliari, che è una difficoltà innegabile delle vaccinazioni, fino a quando i medici di medicina generale, così come stanno facendo, non decideranno, e soprattutto non li metteremo noi come azienda in condizioni di poter operare e vaccinare loro gli anziani a casa. Perché noi che abbiamo questa lunga esperienza di... Ma doveva già essere, era previsto già da tempo tutto ciò. Era previsto e lo abbiamo già realizzato, nel senso che già il 40% dei medici di medicina generale della provincia di Trapani sta effettuando le vaccinazioni a domicilio dei pazienti e anche nei loro ambulatori. E ripeto, in più diamo questa possibilità di vaccinare in drive gli anziani, portandoli in macchina nelle sedi vaccinali che già da domani metteremo in funzione a Castelvetrano, nel piazzale della nuova sede comunale di Castelvetrano, e alla Cittadella della Salute a Palazzo Giglio. Mi fate vedere, Nicola, le immagini che abbiamo realizzato, credo lunedì mattina, alla Cittadella della Salute, proprio a Trapani, del drive-in vaccinale, chiamiamolo così, tanto per intenderci mentre parliamo. Arriva un messaggio
Elisabetta Marino, buonasera a tutti. Se può servire per rassicurare qualcuno, volevo far sapere che stamattina mi è stata somministrata la seconda dose di AstraZeneca, così come la prima non ho avuto alcun effetto collaterale. PS, post scriptum, la prima dose faceva parte del famoso lotto ritirato. Grazie che bello, signora Elisabetta Marino. Francesca Spada, fidiamoci della scienza, vacciniamoci. Invece questa cosa, io sinceramente li seguo pure da giornalista, cerco di essere informato. Avete sentito parlare di questo gruppo immagino terapia domiciliare? Sì, e qua ci sarebbero tante cose da dire. E diciamola. Allora, terapia domiciliare per il Covid. Non è vero che non esistono protocolli, ci sono dei protocolli ben stabiliti dalle società. Io da quello che leggo un sacco di persone ringraziano questi medici, anestesisti, infermieri, professionisti che li curano appunto con la terapia domiciliare. Seguo la pagina che ci stanno su Facebook. No, io non conosco questo gruppo, non è questo quello che volevo dire. Okay. Volevo dire che si è fatto un gran parlare sul fatto che non è vero che ci vuole la vigile attesa a casa e che bisogna fare chissà che cosa, eccetera. Bene, ci sono delle posizioni delle società scientifiche nazionali e internazionali, dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, del National Institute of Health e dell'AIFA, che ci danno le certezze su cosa fare al domicilio, e qua poi ci inseriamo con gli anticorpi monoclonali perché è lì il setting in cui andare a posizionare questa terapia. Non si può fare a casa, adesso spieghiamo come si fa. Allora, il paziente che è a casa e che ha sintomi minori e che non ha bisogno di ossigeno non deve fare cortisone. Nel frattempo queste sono le immagini che si riferiscono appunto al lunedì mattina passato, credo di questa settimana, appunto alla cittadella della salute, del vaccino direttamente in macchina, ci si va con le auto, appunto in auto, si rimane lì e lo vedete, e poi ovviamente ci sono i 15-20 minuti di attesa canonica per vedere eventuali disturbi che possano insorgere e la gente se ne va. Mi scusi, dottore Colletti, ma... No, mi distraggo con piacere e mi complimento ancora una volta con l'organizzazione dell'ASP di Trapani che mi ha adottato da non moltissimo tempo, da 8 mesi ormai, ma ho trovato delle bellissime realtà, delle grandi professionalità grazie al collega che sta organizzando tutto questo, alla direzione strategica che lo supporta, e sono cose veramente eccezionali. Allora, il paziente che è a casa e che ha i sintomi minori, se non ha rischio di aggravamento della malattia perché ha delle comorbidità importanti, deve essere attenzionato con vigile attesa da parte del proprio medico o del medico delle USC, senza prendere farmaci. Lo diciamo ancora una volta, i pazienti che hanno assunto alte dose di cortisone a casa, più o meno eparina, più o meno famosa azitromicina, ora tutti conoscono questi farmaci, sono quelli che vanno peggio. Sono quelli che vanno peggio, perché il cortisone è controindicato nelle malattie infettive all'inizio. Non bisogna dare cortisone. Queste sono delle cose che sono contro le evidenze scientifiche e contro quella che noi chiamiamo l'evidenza di ogni giorno, la real life. Purtroppo ancora oggi c'è gente che fa protocolli particolari di terapie domiciliari non validate, gente, che non hanno alcun... medici anche loro, gente, se così posso... sembra un Peppino di casa sua. Saranno medici, immagino, posso... che danno queste D'accordo, terapie. D'accordo, ci sono medici che non si adeguano all'unica legge che esiste in medicina, che è l'evidence-based medicine, che è quella che a cui ha accennato il collega. In medicina 2 più 2 fa sempre 4. Se posso dire la mia esperienza, come tu sai, ho fatto il Covid e a cavallo tra i due anni, cioè il 2020 e il 2021, e ho avuto l'onore di essere curato perché un mio amico, il predecessore del dottore Colletti, e cioè il dottore Enzo Portelli, che mi seguiva telefonicamente. Ebbene, io ho superato il Covid splendidamente, sono uscito fuori dalla positività addirittura al decimo giorno,
e comunque con pochissimi sintomi, curandomi solo ed esclusivamente con due compresse di aspirina da 500 mg, una mattina e una. Tachipirina. No, no, ma dato invece. No, 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 forse aspirina 500, la stava come questo. Ok, non è importante. No, ma va bene in ogni caso, va bene in ogni caso. Dire che va bene in ogni caso. Dottora Cacciapoti. Per quanto riguarda le cure domiciliari, c'è il protocollo del Ministero della Salute a cui dobbiamo fare tutti riferimento, quindi tutti quelli che non fanno riferimento a quel protocollo, io parlo ai miei colleghi, ovviamente non seguono le direttive nazionali sulle cure domiciliari del Covid. Quindi diciamo si assumono grandissima ed ulteriore responsabilità. Esattamente, perché oggi ovviamente la mancata adesione ai protocolli validati, poi in particolare questo che è una direttiva ministeriale, ovviamente espone il professionista dal punto di vista medico-legale, e in sede medico-legale poi va giustificato il motivo per cui, perché è possibile anche non seguire i protocolli, le linee guida, le buone pratiche cliniche, però ovviamente questo discostarsi va giustificato. Sicuramente i pazienti, come ha detto il dottore Colletti, che hanno fatto che sono stati seguiti male nelle fasi iniziali della malattia sono quelli che vanno peggio, e sicuramente il ruolo che deve svolgere la medicina territoriale in genere evitare e ridurre i ricoveri ospedalieri è un ruolo fondamentale. E in questo ovviamente si inserisce anche il discorso della terapia con gli anticorpi monoclonali, proprio perché questi pazienti vanno selezionati sul territorio per essere proposti. Monoclonali ci salveranno davvero e sono necessari quando? Dottore Colletti. Allora, per introdurre... Io mi metto pure la sedia, perché questa cosa mi interessa, lo sgabellino mio trasparente, mi metto qua a sentire come un telespettatore. E io la aspetto. Dicendo, adesso me la porto. Posso parlare lo stesso. Bisogna fare una premessa sulle malattie infettive per capire che cosa sono gli anticorpi monoclonali. Una malattia infettiva ha la possibilità di essere prevenuta con il vaccino, di essere curata con farmaci, di essere curata con antidoti, no? Facciamo un esempio. Sfido chiunque, tutti qua siamo vaccinati contro il tetano, no? Abbiamo fatto questa vaccinazione quando eravamo ragazzini, chi ha fatto il militare poi ha fatto il richiamo, purtroppo nessuno si fa ogni 10 anni il richiamo contro il tetano, che invece è consigliatissimo, e quindi io ho dato con la vaccinazione antitetanica al mio organismo la possibilità di produrre anticorpi nel caso in cui incontrasse il bacillo del tetano. Bene. A un certo punto succede che, nonostante la vaccinazione e quindi la probabile copertura vaccinale, io mi ferisco mentre sto lavorando in campagna, mentre sto facendo giardinaggio, e rischio di prendermi il tetano. Che cosa facciamo tutti? Corriamo immediatamente, oltre che disinfettarci, a farci quella che viene chiamata l'iniezione antitetanica, che è diversa dal vaccino. Se non faccio il vaccino e non sono più coperto, e se non faccio l'iniezione antitetanica, rischio di prendermi il tetano. Io da infettivologo, il dottore Cacciapuoti da anestesista, abbiamo visto pochi casi di tetano della nostra vita professionale. Cosa si fa in quel caso? Si somministra l'antidoto, che è l'antitetanica. Andiamo ora al coronavirus. Vaccino per produrre anticorpi, quindi immunizzazione attiva. Sono io con i miei sistemi immunitari che rispondo producendo anticorpi. Bene. Sin dalla fine del 2020 sono stati studiati e trovati dei farmaci a base di anticorpi monoclonali contro il virus SARS-CoV-2, che erano stati già utilizzati per altre malattie, per esempio contro l'Ebola.
Di cosa si tratta? Di sieri prodotti in laboratorio, del tutto umani, dove praticamente si fa riconoscere a una cellula umana, a un globulo bianco, il virus, diventa capace il laboratorio di produrre anticorpi, prendo questi anticorpi, li monto, ne faccio un farmaco e quindi ho un flaconcino che contiene un antidoto, che contiene gli anticorpi. Ok? Bene, quando somministrare questi anticorpi monoclonali? Questi anticorpi monoclonali la prima volta sono venuti alla ribalta perché purtroppo l'informazione che qua vedo bellissima ma si perde in tanti rivoli è stato quando il presidente Trump ha detto che in un attimo lui era guarito dal Covid. Che cosa ha fatto? Ha fatto gli anticorpi monoclonali. Si dà il caso che ha fatto esattamente la terapia che stiamo facendo oggi a Marsala. Che è costosissima? No. No. E ora ci arriviamo. Che così si dice, no? No. Berlusconi si può permettere. Momento. Eravamo in una fase... in una fase in cui questi anticorpi ancora non erano in commercio, quindi probabilmente avevano un costo di produzione elevatissimo. Oggi questi farmaci sono in commercio. Un trattamento con anticorpo monoclonale costa intorno ai 2.000 euro. Un giorno di ricovero in reparto ordinario costa intorno ai 1.800 euro. Una vita umana credo che costi molto di più. Allora, gli anticorpi monoclonali sono stati autorizzati a fine marzo con procedura d'urgenza da AIFA in Italia e sono stati individuati dei centri prescrittori in Sicilia, tutte le province hanno almeno un centro prescrittore. All'inizio eravamo in due in Sicilia, Marsala e Catania, credo. No. Rapidamente. Il decreto dell'assessore ha individuato 18 centri e poi sono diventati 25, quindi siamo in Sicilia, tanti che possiamo somministrare questi anticorpi. Dove vanno posizionati? Questi farmaci, perché sono farmaci, e che sono distribuite da due hub di distribuzione, uno a Catania e uno a Palermo, per la Sicilia occidentale e per la Sicilia orientale, distribuiscono i farmaci ai centri che ne fanno richiesta. Noi abbiamo attivato, e semplifico quindi il come funziona la procedura, parlando della procedura che abbiamo attivato nell'ASP di Trapani. Il paziente che ha determinate caratteristiche, cioè che si è infettato da pochi giorni, pochissimi giorni, e che ha una sintomatologia lieve, quindi che non ha la dispnea, la difficoltà respiratoria, che non deve essere ricoverato, cioè quello è un altro paziente. Il paziente deve essere ricoverato, gode di altri benefici, trattamento con antivirale in ospedale, eccetera. Questo paziente viene individuato dal proprio medico di base o dal medico dei servizi territoriali. Questi giovani lavorano benissimo, coordinati dai miei colleghi, lavorano benissimo e siamo costantemente in contatto con sistemi multimediali, chat e quant'altro. Visitano il paziente a casa. Se il paziente rientra nelle caratteristiche previste dagli studi autorizzativi per gli anticorpi monoclonali e quindi dalla piattaforma dell'AIFA, io posso prescrivergli il farmaco. Chi è questo paziente? Questo è un paziente che è stato infettato da pochi giorni e che ha delle caratteristiche di comorbidità tali per cui senza terapia potrebbe evolvere verso una forma grave e complicata di malattia e potrebbe morirne. Chi sono questi pazienti? Indipendentemente dall'età, perché si posizionano gli anticorpi monoclonali anche negli adolescenti, dai 12 ai 17 anni, che hanno patologie, cardiopatie congenite, bambini che nascono con le cardiopatie congenite, malattie che danno un'immunodepressione, patologie oncologiche, tra i 12 e i 17, soggetti adulti, dai 18 e oltre, obesi,
Obesità con un indice di massa corporea superiore a 35 in Sicilia è molto diffusa. Basta essere 95 kg ed essere alto 1,68 m e già siamo là. Si dice che è in sovrappeso, si dice che è uno che ci piace mangiare, ma di fatto è un obeso. Quello è un paziente che può e deve fare gli anticorpi monoclonali, perché altrimenti sarà un paziente destinato al dottor Cacciapuoti in rianimazione, con mortalità 1 su 2. Uno su? 1 su 2, 50% ha detto, 40%, giusto, se va in rianimazione, giusto. Quindi obesi, nefropatici in trattamento emodialitico, abbiamo già trattato pazienti che sono venuti all'ospedale di Marsala per fare regolarmente la dialisi in quanto sono pazienti dializzati. Durante il loro percorso uno di questi era positivo, telefonata da un piano all'altro, ho un paziente dializzato, SARS-CoV positivo, mandamelo, faccio gli anticorpi monoclonali. Diabetici scompensati, soggetti con cardiopatie o con ipertensione arteriosa complicata, soggetti immunodepressi, soggetti oncologici e soggetti con malattie, con immunodeficienze primarie o acquisite o in trattamenti chemioterapici. Bene, questi pazienti vengono rapidamente identificati. Abbiamo instaurato un meccanismo per cui il medico segnalatore immediatamente H24 ha il nostro numero di telefono, la mail del reparto, la mail del sottoscritto e la mail del referente, il dottore Miraglia che lavora con me, immediatamente viene segnalato, poiché oggi abbiamo tutti i telefonini bip bip, quindi valutiamo la richiesta del collega, se il paziente rientra in quelle caratteristiche, positivo da meno di 10 giorni, ma in realtà è meglio proprio essere all'inizio, primi 2-3 giorni, funzionano meglio. Con quelle caratteristiche di cui ho parlato, obeso, cardiopatico, nefropatico, diabetico, eccetera, immediatamente viene contattato dal medico specialista, da me o da uno dei miei colleghi, per rivalidare assieme al medico che lo ha segnalato e a noi la sua condizione di eleggibilità al trattamento con anticorpi monoclonali. Quasi sempre è corretta la segnalazione del collega. Si fa quindi una registrazione su una piattaforma, perché questi farmaci, e per il fatto che sono costosi, tra virgolette, e per il fatto che sono contingentati, e per il fatto che vanno posizionati al posto giusto, sono regolamentati, soltanto alcuni siamo autorizzati a prescriverli. Da noi siamo in 6 autorizzati a prescriverli, quindi uno di noi c'è sempre, ma se non si può fare, si fa da casa, non c'è problema, come è successo più volte. Quindi viene autorizzato da AIFA, eleggibile sì, prescrivibile sì, a quel punto abbiamo un meccanismo rapidissimo, si telefona e si manda una mail al responsabile di farmacia che lavora splendidamente con noi, il quale contatta subito la farmacia Hub del cervello di Palermo e il farmaco è pronto a disposizione. Chi lo va a prendere? C'è una Ollus convenzionata con la ASP che fa un lavoro splendido, con passione oltre che con professionalità, immediatamente manda un messo a Palermo a prendere il farmaco. Contemporaneamente, questa è la cosa più bella, perché come in tutte le malattie il problema non è soltanto curare il malato, ma prendersi cura, che è una cosa un po' diversa. Certo. Curare e prendersi cura. Il paziente va prelevato, scusate il termine, al domicilio dall'ambulanza dedicata inviata da noi. Quindi parte un'ambulanza, mentre il messo sta andando a prendere il farmaco a Palermo, contemporaneamente la stessa Onlus va ad Alcamo, va a Paceco, va a Trapani a prendere il paziente. Il paziente viene da noi, entra dentro il reparto a rischio biologico, quello chiuso con tutte le caratteristiche che conosciamo, come se fosse un paziente ricoverato, perché non è un trattamento in pazienti ricoverati, è un trattamento da fare in ambiente protetto. Certo. È giusto?
Viene sottoposto alla visita, a delle indagini preliminari, perché essendo un paziente con delle comorbidità ne convengono tutti che è bene che io uno sguardo alla sua situazione di salute la do. Contemporaneamente si prepara il farmaco da un'equipe che abbiamo addestrato di infermieri che in completa sepsi preparano il farmaco. C'è una stanza dedicata con monitor multiparametrici, viene preparato il farmaco, un'ora di somministrazione sotto sorveglianza reale di un medico e di un infermiere, quindi un'ora di somministrazione, un'ora di osservazione, il paziente torna a casa con una relazione e riaccompagnato dall'ambulanza dedicata. Ma il prendersi cura del paziente significa che tutto non è finito lì. Significa che il paziente viene monitorato, viene controllato. Da chi? Dal medico che lo ha segnalato, che può essere il suo pediatra di base, se è un ragazzino, il suo medico di medicina generale, il medico dell'USCA, ma viene monitorato anche da noi, che l'indomani telefoniamo e chiediamo come si sente, come sta e così via nell'arco della settimana. Il tutto entro i 30 giorni di monitoraggio, perché poi chiudiamo la vicenda. Ma già i benefici sono immediati? Sì, sono arrivato. E quello che succede è che, siccome questi due anticorpi monoclonali, le due associazioni, sono due, uno è della Regeneron e l'altro è della Lilly, questi autorizzati che usiamo noi, hanno la probabilità di ridurre l'accesso in pronto soccorso, il ricovero e quindi la progressione di malattia nel 70% dei soggetti trattati, dati dello studio, ok? Noi di fatto stiamo vedendo che nei nostri 17 pazienti trattati, quindi 4 a settimana circa, abbiamo la stessa efficacia, se non il 100%, che ci veniva dato dagli studi clinici che hanno permesso l'autorizzazione. In altri termini, dopo 36-48 ore, il parente o il paziente ci dice che il soggetto trattato è sfebbrato, nella maggior parte dei casi non ha più sintomi, in genere al settimo o al decimo giorno si negativizza. Perché dico in genere? Perché è noto che alcuni pazienti prolungano la positività del tampone naso-rinofaringeo per più tempo, legato a delle condizioni dell'ospite, del soggetto. Per esempio, un soggetto immunodepresso ci sta più tempo ad eliminare il virus. Questo farmaco, quindi questa immunizzazione passiva, cioè questo anticorpo contro il virus che blocca... Ci avete presente il coronavirus, perché si chiama? Perché c'ha le cornine, no? Queste cornine sono la proteina spike, quella che si lega alla mia cellula. L'anticorpo monoclonale si inserisce tra il virus e la cellula umana, quindi impedisce a questa proteina spike di entrare dentro. È come se mettessi una pellicola mentre sto infilando la chiave dentro la toppa, giusto? Quindi certo. Impedisce di entrare, certo. Quindi lo devo somministrare all'inizio, prima che ha fatto danno. A questo punto è ovvio pensare che questo paziente, a cui abbiamo bloccato la moltiplicazione del virus, non solo non si ammali, ma non trasmette il virus. In altri termini, gli studi dimostrano che questi pazienti hanno una minore possibilità di continuare a diffondere il virus agli altri. La difficoltà qual è? Quella di individuare appunto nei primi giorni chi potrebbe beneficiare, insomma, della terapia monoclonale. Ecco, questo infatti questa sera, diciamo, mi fa molto piacere, ho accettato l'invito con piacere per parlare di questa cosa, perché vogliamo sensibilizzare sempre di più, non solo nella provincia di Trapani, ma un po' in tutta l'Italia, l'individuazione dei pazienti da parte dei medici del territorio, senza
quella fretta particolare che me lo devi segnalare a mezzanotte. Anche a mezzanotte sono in grado di fare io la procedura, ma non è questo il problema. Cioè di individuarlo secondo le caratteristiche che noi abbiamo diffuso con una procedura aziendale certificata dal nostro servizio di risk management, il rischio clinico con timbro eccetera eccetera, e diffusa in tutti i canali possibili e immaginabili con gli ordini dei medici eccetera, che individuano questi pazienti, perché purtroppo al 29 di aprile, report che ho letto un attimo fa su AIFA, in Sicilia erano stati somministrati soltanto 179 terapie con anticorpi monoclonali. Sì. Dal 29 aprile ad oggi possibilmente, diciamo, si è incrementato un po' di più questa vicenda. Quindi bisogna che i medici di medicina generale, medico di base, medico di famiglia, capisca e intervenga, insomma, cioè, il prima possibile nel segnalare. Il razionale, poi volendo fare un'estrema sintesi, è che è questa terapia precocissima rispetto all'inizio della malattia, è rivolta a tutte quelle persone fragili che hanno una mortalità altissima. Quindi riuscire a ridurre l'ospedalizzazione e la progressione di malattia in queste persone significa portare a livelli bassissimi la mortalità da virus, da SARS-CoV-2. E quindi ridurre il ricovero ospedaliero di questi pazienti cambiando il volto della malattia. Sempre ritornando all'argomento dell'uscire dalla fase di emergenza e iniziare quindi una fase nuova riorganizzando tutta la sanità per convivere con questa malattia nei prossimi anni e riprendere anche le fila del resto che va fatto, sicuramente questa pandemia ha messo in evidenza la necessità di una medicina territoriale che funziona. Questo è vero, che è stato particolarmente vero in alcune regioni d'Italia, per esempio in Lombardia, dove è venuta a galla l'enorme fragilità della medicina territoriale e della necessità di far fronte alla... No, se lo tocco non si sente più, stava cadendo il microfono? Ok, va bene, non si può. E la necessità di affrontare questa malattia precocemente sul territorio. L'individuazione di questi pazienti precoce da parte dei medici territoriali, medici di medicina generale, medici dell'USCA, è fondamentale per la riuscita della terapia. Perché, certo. Quindi un appello proprio ai è medici, un appello che facciamo, non prendiamo ai colleghi sotto gamba queste situazioni, ogni tanto sento e questi qualche protocolli dice, troppi ora, tutti che sono preoccupati per il coronavirus, tutti i pazienti, sì, tutti si preoccupano. Beh, magari qualcuno ne ha davvero motivo di essere preoccupato, diciamo, se lo segnaliamo velocemente all'inizio della malattia, colleghi diciamo anche che ovviamente questi protocolli, anche quello sulla terapia con gli anticorpi monoclonali, è un protocollo AIFA, poi ministeriale, poi assessoriale, poi aziendale. Basta digitare AIFA e uno legge anche per il comune. Vanno letti, vanno conosciuti. Quello sulle cure domiciliari corrette, quelle sull'uso dei monoclonali, perché praticamente tutto inizia sul territorio, tutto inizia a casa dei pazienti. A casa dei pazienti noi ospedalieri non ci andiamo. Tutto inizia con la medicina territoriale. Laddove la medicina territoriale funziona, ovviamente funziona. Arrivano meno pazienti in ospedale e muore molta meno gente. Su questo dobbiamo chiudere. Un'ultima cosa: tutto questo in attesa di farmaci utilizzabili per bocca che sono già in fase avanzata di sperimentazione. Due aziende farmaceutiche hanno pronta già la pillola antivirale, che a breve scadenza, già sperimentata sull'uomo, potrà bloccare la replicazione del virus. Quindi siamo di fronte a una scienza e alle aziende farmaceutiche, riconosciamoglielo, che hanno fatto un lavoro splendido,
più o meno interessati da fatti economici, non importa, ma il risultato è quello. Quindi a breve scadenza, breve può significare anche 6 mesi, perché breve è 6 mesi, 1 anno, che importa, ce l'abbiamo già un farmaco per l'influenza, lo usiamo, useremo poi quello contro il coronavirus, e ce ne sono 2, prima o poi verranno fuori. Dottore Canzoneri, chiudiamo con... Ma io credo che ci sono tutte le premesse per chiudere la serata con l'ottimismo per una prospettiva sicuramente migliore nell'affrontare questa pandemia. E io credo che ormai la strada sia in discesa e che tutte le cose che abbiamo messo in campo dall'inizio, a partire dal distanziamento sociale, alle misure di igienizzazione nei contatti, alla vaccinazione, alle terapie più o meno innovative, vanno tutte nel senso di una prospettiva di vincere finalmente il SARS-CoV-2. Va bene, vediamo se riesco a trovare qua velocemente la piattaforma per prenotare vaccino. Dove si trova? Ve la ricordate a memoria? Sicilia Coronavirus, appunto. Così la facciamo vedere. Sicilia Coronavirus. Ci siamo? Adesso la trova lui, che è bravo, più bravo di me a scrivere. Eccolo qua, questo è il sito, sì. testcovid.costruiresalute.it. Benvenuto, amici del 70, 62 a 71. Per 50. Ci siamo, qua, guardate che bello. 50-59 anni, da 2 orette e tanticchia tocca a noi. Basta cliccare questo rettangolino verde, clicchiamo e si avvia la procedura per la prenotazione. Bella, che bella questo tipo di informazione. Io saluto i preziosi professionisti che questa sera ci hanno dato appunto il loro tempo per queste, ritengo, interessanti e necessarie informazioni, e appena arrivo a casa vado a prenotare il vaccino. Non so voi, ma io non vedo l'ora di farlo. Adesso non posso, insomma, magari serviranno documenti che non ho preso, però appena arrivo a casa vado subito a farlo. E perché in una famiglia io, insomma, mi sono scelto una compagna di vita 10 anni quasi più giovane di me, quindi ancora non l'aspetta, ma in famiglia abbiamo poi una bambina 7 anni. In una famiglia uno che si vaccina e in attesa si vaccinano gli altri è già mezza salvezza, o no? Assolutamente sì. Vaccinatevi. Grazie al dottor Antonio Cacciapuoti, mi devo riprendere tutte le varie specifiche perché purtroppo non me lo ricordo, tutti precisi, dove siamo? Lo dico io? Sì, lo dica lei, facciamo prima, non mai siamo in famiglia. Direttore di terapia intensiva. Ripeta? Direttore delle terapie intensive. Trapani, il direttore della terapia intensiva di Trapani e ad interim di Marsala. Grazie al dottore Pietro Colletti, che è il direttore dell'unità operativa complessa di Marsala e già di Mazara, quando nella primissima fase abbiamo gestito 380 pazienti a Mazara. Poi adesso, diciamo, abbiamo messo un reparto in stand-by, speriamo che non serva più. Speriamo che non serva più. E sono nella mia sede definitiva, dopo un giorno faremo anche infettivologia pura, senza solo coronavirus. Grazie anche al dottore Gaspare Canzoneri, che è il coordinatore per la campagna vaccinale in provincia di Trapani, ma anche il direttore dell'epidemiologia, appunto, dell'ASP di Trapani. Grazie a voi. Io spero di averli singolarmente ogni tanto qua in studio, parliamo di tante altre cose, ma tutti assieme, loro come tutti gli altri, parlare sempre di coronavirus, io spero che sia una delle ultime trasmissioni e che più in là magari la facciamo un'altra, così, ma come a Marcolli, vi ricordate? Sulla prevenzione dell'HIV e delle malattie sessualmente trasmesse. Sulla prevenzione dell'HIV, sulle ludopatie, sull'alcolismo, sulle tantissime, purtroppo, altre malattie che ci sono. Ma parlare di coronavirus basta, vacciniamoci, vado subito a prenotarmi. Ciao, buonanotte, questa è stata The Politicom.